Voi riconoscete i ragazzi che per colpa di genitori disadattati vivono nei centri educativi, nelle carceri minorili, che devono portare avanti una vita da criminali senza averla scelta? No, non lo conoscete. Magari li avete visti nei titoli dei telegiornali o alla radio, o li avete iniziati dai telefonini, dai social, da tutti questi aggeggi dai quali vi chiedete di conoscere fatti e persone. E il fatto è solo condizione. Però se voi mi promettete di stare buoni, seduti e ascoltarmi, io opererò alleati il Ministero delle Carceri e la loro malattia. Avevo circa 10 anni. Pancia sul ciglio del marciapiede. Il semaforo era aperto. Ma anche tanto coraggio. E credetemi, le due cose non sono in contraddizione. Andavano in chiamavano sugli perché dicevano per strada. I nostri occhi erano delle piccole telecamere che sfidavano tutto, alla ricerca delle mille occasioni della strada. Quel giorno io e l'amico mio eravamo passati e il dato del semaforo il mio cuore batteva così forte che mi sembrava scoppiare. Rosso. Il semaforo era diventato rosso. Le macchine si sono fermate tutte di nuovo. Io e l'amico mio abbiamo attraversato quell'ultimo pezzo di strada che ci separava dal nostro primo punto. Prima di entrare nel negozio ci siamo dati un ultimo sguardo d'intesa per trovare il coraggio e scacciare via la paura. Appena siamo entrati, i clienti del negozio sono scappati tutti quanti via, manco fossimo un gruppo di camorristi armati. Le mie mani finalmente hanno soltanto la refurtiva. Infilavo cosmetici nelle tasche come fossero carabinieri, incurante del pericolo che da lì a poco ci avrebbe fatto suo spazio. Una mano gigante è calata sulla mia testa. Ho sentito un dolore acuto. Con l'altra mi ha stretto il braccio del mio amico. Siamo stati trascinati via e sbattuti nello sgabuzzino di quel grande magazzino. Eravamo io, il mio amico, la guardia e la nostra roba. E credetemi, quella è stata la mia prima ora di galera. Sì, perché anche essere rinchiusi in uno sgabuzzino con una guardia che ti deriva la forza può prendere le sembianze di una prigione. Nell'ercomero si è svuotato tutte le tasche e recuperato tutta la mia fortuna. E quando il peggio sembrava essere passato, invece il peggio doveva ancora arrivare. Aperto un cassetto, gli ha tirato fuori lo spillone. E poi ha gridato in faccia al mio amico: tu ti farai una vita di galera, ma di ruolo che non sei altro. Poi, pum! Mi ha infilato lo spillone nel palo dell'acqua. Le sue dita di dolore mi hanno paralizzato. Il che lo stesso spillone, oramai sporco di sangue, non ha trafitto anche la mia mano. Noi eravamo dei guaglioni. E quella era una. Ma chi secondo voi quello sgabuzzino ha commesso il terrorismo? Quei ragazzini! Da 10 anni invece di andare a scuola andavano a rubare dei grandi magazzini. Ho la guardia giurata. Invece di chiamare la polizia i vostri genitori ci tiravano lo spillone nella mano. Ma io non sono nessuno per dire che abbiamo sbagliato noi. O ha sbagliato la guardia. Io non faccio. Io racconto solo quello che mi è successo. Comunque io e l'amico mio, quando siamo usciti da quel negozio,
bisogna entrarci dentro armati. Armati, con le armi della lotta. Perché se no non si capisce niente. Voi siete tutti quanti bravi se dovete partire per un'azione votata a fare del bene. Già sapete dove andare e cosa fare. E magari all'ultimo mi aspettate voi che vi facciano la parte. Ma quando si parla del male, noi non sappiamo nemmeno dove stiamo andando. Io so solamente che in carcere ho conosciuto gente che quando sentiva la parola del male diventa come una specie di carcere, una specie di entità. A 14 anni mi hanno messo in galera per la minore. Il carcere minorile di Nizza, nella mia testa, io lo vivevo come una statua cinese, un'isola, con dentro un carcere e dentro al carcere tanti piccoli criminali. La camera di punizione era tutta divinta di me, compreso il soffitto. E dopo le risse e le coltellate, questa bigliettiera era più forte da noi altri, che erano i cavatoi d'acqua gelata, il gioco delle nozze, la stanza delle botte, la cella buia. Io in galera ho vissuto l'esperienza più dura della mia vita. Io in galera mi sono preso un dottorato in criminologia. E ho imparato tutti i reati. Chi faceva le rapine, chi gli omicidi, chi la droga. E stavamo sempre nella tribuna. Allora tu mi racconti come fare la vita. Io ti racconto come si mette la droga. Quello mi racconto come si spara la gente. E alla fine ci siamo presi un dottorato. Perché eravamo abbandonati a noi stessi. E nel 1971 già ero in galera, cioè io ancora dovevo nascere e già stavo in galera. Sì, perché quella giudiziaria di mia mamma, quando era giovane, aveva già due figli e non aveva i soldi per pagare l'elettricità e quindi si attaccava alla strada e per questo l'hanno arrestata quando era incinta di 4 mesi con me nella faccia. Quando gli ho detto, mamma, ma veramente io sono stato con te a procedere senza il mondo storico della tua pancia? Ha detto, sì, mamma, ma tu sei ancora più disgraziato, perché sei andato 7 mesi, e quindi non hanno messo nel nido con tutti i bambini, ti hanno chiuso in incubatrice. E mio papà rispose, quello è come una galera in incubatrice. Grazie. E io quando ho messo il piede sul palcoscenico in galera, ho capito che in galera non dovevo perdonare. Io quando entravo in galera avevo bisogno di amore, avevo bisogno di qualcuno che mi insegnasse qualcosa di diverso da quello che apprendevo per strada. Avevo bisogno di vita. Io ero povero di parole, non sapevamo che dirci tra di noi. Se non parlare dei nostri figli. Quindi fate in modo che i ragazzi di dentro, che i ragazzi schierati, possano avere un libro, un'istruzione, un indirizzo diverso. E anche se qualcuno di voi non l'accetta, io gli voglio mandare un saluto a quei ragazzi schierati. E gli voglio dire di venire forte. E di cercare di cambiare la propria vita. Pasquale, grazie. Quindi che bello.
Con Salvatore ci siamo conosciuti, indovinate dove? Nel carcere di Rebibbia. Perché da anni, prima con Marco Pannella e quindi con il Partito Radicale e poi con l'associazione Nessuno Tocchi Caino, frequentiamo moltissimo le carceri, e lo sa sicuramente il dottor Petralia, che oggi ha voluto